nuove produzioni musicali, coinvolgimento di scuole e istituti musicali, allestimento di percorsi didattici e studi sulla musica jazz e sulle contaminazioni di altri generi, workshop, seminari e proiezioni di approfondimento, una rete culturale transfrontaliera che riunisce in un unico circuito i grandi festival dell'area marittima e costiera di Toscana, Corsica, Sardegna e Liguria, cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Tutto questo e molto altro è Sonata di Mare, il progetto europeo di cui la provincia di Lucca è partner, insieme ad altri enti locali che dopo la fase preparatoria entra in quella operativa con l'allestimento di un calendario di concerti gratuiti previsti tra giugno, luglio ed agosto. Ieri a Palazzo Ducale è stato firmato un protocollo d'intesa dai sindaci Tambellini, Bonini e Mungai e dall'assessore provinciale al turismo Francesco Bambini. Nell'accordo si è scelto di declinare le iniziative su 4 festival: Anfiteatro Jazz, Barga Jazz Festival, Lucca Jazz Donna e Massarosa Jazz Fest. Il progetto complessivo può contare su un plafond di 1.900.000 euro, di cui 150.000 veicolati sul nostro territorio provinciale. Da sottolineare che le amministrazioni locali coinvolte nel progetto sono anche soggetti attivi del tavolo di concertazione locale per lo sviluppo del progetto regionale La Toscana dei festival, per la promozione della rete delle manifestazioni dedicate al jazz e alla contaminazione dei generi. Si partirà con 3 concerti in anfiteatro i giorni 26, 27 e 28 giugno, per spostarsi poi a Massarosa il 12 luglio, il 30 agosto al Barga Jazz Festival lo spettacolo 7 modi, conclusione il 18 ottobre al Teatro San Girolamo con un seminario concerto nell'ambito di Lucca Jazz Donna. Spazio anche al seminario Jazz e Cinema il 26 giugno nella Sala De Mollo di Palazzo Ducale e alla proiezione del documentario Michel Petrucciani Body and Soul all'Auditorium della Banca del Monte. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.